Sentiamo al volo, eh. Però, capito, quello che mi fa incazzare è proprio che la gente, ma anche i grandi canali, Putin c'ha ragione, vabbè c'ha ragione, ma è la punta dell'iceberg, vogliamo guardare quello che c'è sotto veramente? C'ha ragione per ingannare? È come il serpente a sonagli che fa... L'animale sta a guardare la codina che si smuove, quello vuole attaccare quella e poi... Bellissimo. Lui è veramente divertente. E volevo farvi vedere questo video qua. Allora, vediamo questa, come programmano la gente e come potrebbero usare la guerra per trattarci come bestie. Vediamo. Allora, nell'estate del 2012 un evento è successo che cambiò l'Inghilterra per sempre. Vediamo. Questa è BBC. Vediamo le pecore, fanno la loro vita tranquilla, ignare di quello che l'elite sta preparando per loro, il solito caos che poi verrà usato poi per trattarle come bestie. Ecco la solita bomba, il solito terrorista che mi va a mettere una bomba atomica che sta per distruggere tutto. Ecco il solito caos che poi porterà l'ordine. Come CD, ecco il sole che sta nascendo, che in realtà tutti quei filmati delle bombe atomiche erano semplicemente, riprendevano il sole, facevano un po' di effetti col montaggio e sembrava di una cosa enorme questa bomba, no? In realtà loro hanno l'elite ha il potere di creare il caos che vogliono, hanno tutte le armi, tutte le cose, anche se l'atomica non, di per sé non fa niente, non esistono le radiazioni. Però comunque sì, loro hanno il potere di creare distruzione, di creare comunque il caos, per poi avere la scusa per fare la legge marziale, no? Per trattarci come schiavi, quali siamo. Però, e quando tu, Masako, stai lì a dire come mai questi canali non parlano, anche questi qua su internet, perché sono zombie purtroppo, no? A me mi viene in mente quel passaggio della Bibbia che dice che Dio gli chiuderà gli occhi così, insomma, come sta succedendo col succo magico, vanno con i loro piedi a credere la menzogna così. Però noi che abbiamo gli occhi aperti e vediamo le loro menzogne, dovremmo in qualche modo, insomma, cercare di, come minimo, allontanarci dai grossi centri, diciamo, di città che potrebbero essere il centro di cose del genere, come vediamo qua. Ecco, dobbiamo spruzzarvi tutti perché siete tutti, avete il nemico invisibile, la radiazione, e potete contaminare. Capito? Come a Hiroshima, per dire, hanno lanciato una normale bomba, un po' più grossa di una normale bomba, però hanno detto, ah, è tutto radioattivo qui. La radiazione è una loro invenzione, perché poi hanno la scusa per fare di quei posti dove lanciano questa bomba quello che vogliono. C'è pure il rischio che mi chiudono sto canale. Magari che ho detto cose che, però vediamo, speriamo, tanto sopravvivremo anche alla chiusura del secondo canale. Vediamo, guarda gli zombie tutti, capito? Come col cogliona, no? Tutti mascherati, tutti. Dobbiamo spruzzarli perché dobbiamo levarli il nemico invisibile, la radiazione, perché contamina. Solito, solito. Il solito, cazzo, il solito. Sempre la pecora, non vuole capire. Quindi noi che abbiamo capito, vediamo questo teatro che fanno e capiamo pure che gli altri non ne parleranno mai perché Dio gli ha chiuso proprio gli occhi perché si meritano la punizione che sta per venire, no? Ecco, evacuiamo Londra perché c'è stata questa esplosione che l'hanno fatto i terroristi, capito? Tra virgolette, i terroristi ovviamente sono quelli che ci controllano il terrore, no? Loro creano tutto. Ecco, dobbiamo evacuare la città. Questo è qualcosa che potrebbe succedere ovunque con questa scusa della Russia, no? E loro ti dicono: ecco, i russi sono cattivi, ci hanno lanciato una bomba e dobbiamo purtroppo mettere legge marziale e trattarvi come bestie. Perché bestie, effettivamente, la maggior parte della gente è bestia. Sono animali ormai, in uno stato animale, quindi dobbiamo
devono essere trattati da pecore. E qui ci sono i pastori che li spostano da qua, spostano da là. Hanno spostato pure me che stavo in Albania per cazzi mia, e sono venuto qua a sentire l'odio vostro, che lo capisco, però a sentisse ogni volta, insomma, l'albanese di qua, l'albanese di là, e io devo affrontare poi il giorno dopo voi zombie, diciamo, io non ce l'ho con voi, però anche voi siete schiavi, vi siete ritrovati con però questo è un qualcosa che sta per succedere anche qua. Ok, guarda, è la BBC che ti sta programmando a vedere che cazzo potrebbe essere la tua vita in futuro. Guarda, con i sacchetti così a scappare, guarda, pecorella, tu pensi che lo faranno solo con gli ucraini sta cosa? Ti stanno... guarda gli amici nostri zombie che ci mettono l'ordine. Guarda, ecco, un po' di tende qua provvisori per te, pecora. Misure di sicurezza un po' controverse, cioè sì, molto controverse. Ecco. Allora, che dice qua? Misfield offices were created to infiltrate and destroy the new generation of terrorists. Ah, si sono messi subito a caccia dei terroristi, che sono loro stessi, ovviamente. Puro teatro, ragazzi. Che dobbiamo fare? Ok, grazie Masacco che mi hai stimolato per fare questo video. Ciao.